Posso usare WhatsApp per comunicare con i clienti? Beh, è una domanda che penso che prima o poi tutti ce la siamo posta, vista la massiccia diffusione di WhatsApp negli ultimi anni. Per non incappare però in errore, è importante conoscere quali sono le caratteristiche e i limiti che l'app di messaggistica impone alle aziende. Cavolo, ma quali sono questi limiti che non avevamo mai sentito parlare? Allora, non vi preoccupate perché l'obiettivo di questo video, quindi vedremo proprio insieme cosa possiamo e cosa non possiamo fare con WhatsApp Business. Andremo proprio nel dettaglio, quindi scoveremo tutti i segreti, anche quelli più nascosti. Il primo punto che vorrei affrontare, giusto per chiarirci l'idea e partire tutti dallo stesso punto, è la differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business. Queste sono due app diverse, infatti anche andando su Google Play Store o l'App Store, vediamo proprio che sia il nome che il logo delle due app è differente. La versione classica, quello che utilizziamo tutti noi utenti, è WhatsApp Messenger. È un'app gratuita, come sappiamo, pensata e studiata proprio per chattare con amici, parenti, conoscenti, partner commerciali, ma non per promuovere la propria attività. Ecco, questo è un punto focale. Perché WhatsApp Messenger prevede esclusivamente l'utilizzo personale dello strumento, oltre ovviamente alla possibilità degli utenti, quindi dei clienti, di comunicare con le aziende. Ma le aziende stesse, le attività, i negozi, come possono fare, quindi che cosa ha pensato WhatsApp per dare una soluzione anche a loro? Bene, ha creato l'app WhatsApp Business. È un'app gratuita con le stesse funzionalità di WhatsApp Messenger, più alcuni strumenti studiati proprio per aiutare i proprietari di piccole aziende. Vediamo in brevissimo quali sono queste funzionalità. Il profilo dell'attività, quindi la possibilità di mettere, oltre alla classica immagine profilo, anche un sito web, un'email, insomma, tutti i contatti per poi mettersi in contatto con l'azienda. Un messaggio d'assenza, ovvero la possibilità di rispondere automaticamente con un messaggio quando non siamo disponibili. Il messaggio di benvenuto, ovvero quando un cliente per la prima volta ci scrive su WhatsApp Business tramite magari link diretto o pagina Facebook, gli compare in automatico un messaggio di benvenuto che poi arriverà anche dopo 14 giorni di inattività. La possibilità di utilizzare le risposte rapide, ovvero se utilizzi frequentemente delle frasi con i tuoi clienti come grazie per aver effettuato l'ordine, puoi salvarle e riutilizzarle comodamente in maniera molto veloce. L'indiretto, puoi creare un link diretto che consentirà alle persone di inviare messaggi al tuo account aziendale di WhatsApp. Quindi questo link diretto si può mettere nel sito web, nella newsletter e dà automaticamente il contatto a WhatsApp. Le etichette, altra funzione utile per organizzare i contatti in delle categorie, come la categoria clienti, la categoria, non lo so, adesso, nuovi contatti, eccetera. Ed infine il catalogo prodotti. Questa è una novità del 2019 in Italia e ci permette di creare un catalogo di prodotti dell'azienda con descrizione, prezzi e foto. Quindi diciamo che per tirare le somme, WhatsApp Business rispetto alla versione WhatsApp Messenger offre alle aziende delle funzionalità in più. Nello specifico è molto utile per chattare con i clienti, quindi una chat di tipo one-to-one. Infatti, WhatsApp Business è dedicata ai proprietari di piccole attività in cui magari il cliente ci chiede un'informazione e noi possiamo rispondergli in diretta via chat. Ma dobbiamo vedere anche però un ma, ovvero essere consci dei limiti che ha WhatsApp Business. Perché quando utilizziamo questo strumento per fare marketing, cosa effettivamente possiamo fare e cosa invece non possiamo fare? Quindi adesso andremo a vedere insieme questi quattro limiti di WhatsApp Business proprio per capire come agire. Primo limite, no invio di promozioni. Hai capito bene? Il primo grande limite di WhatsApp Business è proprio quello che non può essere utilizzato per inviare messaggi promozionali. Come cita la normativa di WhatsApp Business, l'azienda non può inviare messaggi pubblicitari, promozionali o comunicazioni di marketing. È consentito rispondere a una persona che contatta l'azienda a seguito di una pubblicità posizionata al di fuori della chat su WhatsApp, purché tale pubblicità non violi la normativa sulle vendite. Quindi, per farvela breve,
se faccio una pubblicità su Facebook con il button invia messaggio WhatsApp, questa persona clicca lì e mi chiede informazioni su questa pubblicità, posso parlare di promozione, ma non posso fare quella classica cosa che tanti mi dicono, non posso usare i gruppi o le liste broadcast per inviare, non lo so, ai contatti l'inizio dei saldi o la promozione che voglio mettere in atto. No, assolutamente no, pena blocco dell'account. Questa è una cosa importante da sapere, è bene esserne consci. Quindi quando vogliamo avvisare dell'inizio dei saldi, inviare dei codici sconto, delle offerte, avvisare delle promozioni in corso, i canali che io ti consiglio assolutamente di utilizzare sono SMS e email. Giusto per tua info, neanche Messenger di Facebook ti consente di inviare messaggi promozionali. Se il messaggio che vuoi inviare è breve e vuoi che abbia lo stesso effetto di WhatsApp, ecco che allora utilizza l'SMS, perché avrai la certezza che venga letto, a differenza che magari dell'email che potrebbe perdersi tra le tante promozioni simili, insomma. Quindi se vuoi capire meglio come funzionano gli SMS nell'occasione dei saldi, delle promozioni, ti lascio nelle schede un video che parla proprio di questo, che insomma avrai una guida completa per capire come agire. Altro limite di WhatsApp Business: non possiamo utilizzare nessuna automazione. Cosa vuol dire? Che a parte il messaggio d'assenza che dicevamo prima e il messaggio di benvenuto, WhatsApp Business non consente di sfruttare in alcun modo la marketing automation. Per marketing automation intendiamo tutti quei processi automatici che i software permettono di fare nella comunicazione one to one, quindi uno ad uno con i nostri clienti. Vediamo cosa non ci fa fare WhatsApp Business. Non possiamo mandare messaggi di promemoria o di avviso scadenza in automatico. Questo significa che posso mettermi lì ad aprire la chat e inviare: guarda, ciao Giulia, guarda che ti aspetto oggi alle 15. Assolutamente sì. Il fatto è che è impossibile, perché mettersi con il calendario e fare mano a mano tutte le volte un messaggio a mano è veramente oneroso e difficile. Non puoi mandare messaggi in automatico per augurare un buon compleanno ai clienti, non puoi automatizzare i messaggi in base agli acquisti dei clienti, non puoi inserire in automatico i campi personalizzati dei messaggi. Quindi se invii una lista broadcast, a tutti i destinatari arriverà lo stesso identico messaggio, cosa che invece per gli SMS sappiamo che è diversa, perché possiamo inserire in automatico il nome, per esempio, del destinatario. Non puoi programmare in alcun modo i messaggi, quindi WhatsApp invia il messaggio nel momento in cui tu clicchi invia, non puoi programmare la data o l'ora di invio. In questi limiti ci tengo a fare una precisazione: tramite l'API ufficiale di WhatsApp Business è possibile inviare alcuni messaggi standardizzati che possono risolvere queste problematiche. Per esempio, possiamo mandare l'autentificazione a due fattori, quella che viene utilizzata dalle banche, da Google, per identificare la veridicità di un account. Possiamo mandare conferma di prenotazione, promemoria appuntamento, informazioni sulla spedizione. Ecco, tutte queste cose si possono fare, ma parliamo dell'API di WhatsApp Business. Questa è la soluzione che utilizzano le grandi aziende come Booking, Uber, Wish. Quindi se ti è capitato di ricevere dei WhatsApp da loro, sappi che loro utilizzano l'API di WhatsApp Business. Vuoi fare tu anche la stessa cosa come loro? Sì, però è necessario appoggiarsi a dei fornitori verificati da WhatsApp, quindi magari poi nella descrizione ti lascio l'elenco di chi sono questi fornitori. Questi fornitori ti richiedono un canone mensile che va dai 500 euro in su, e in più i messaggi, le notifiche inviate tramite API, a parte quelle di assistenza, quindi a parte quelle quando un cliente ti chiede informazioni di assistenza e tu gli rispondi entro 24 ore, lì non paghi nulla.
tutti gli altri tipi di messaggi, quindi promemoria, notifiche di spedizione, eccetera, li paghi 3 centesimi al messaggio. Quindi diciamo che alla fine l'utilizzo delle API è per grandi aziende perché ha un costo elevato. Insomma, diciamo che il modo più semplice ed economico per inviare messaggi automatici brevi resta comunque l'SMS. Infatti, grazie alle piattaforme di invio da web, puoi programmare e automatizzare l'invio dei messaggi in base a una data di appuntamento, piuttosto che al compleanno, piuttosto che altri eventi. Non solo, con le Fidelity Card digitali, puoi anche decidere di inviare in automatico un SMS in base agli acquisti e punti accumulati dal cliente. Quindi sono tutta una serie di automazioni che trovi nelle piattaforme di invio SMS da web come SMS Hosting. E non puoi in alcun modo fare con WhatsApp. Un altro importante limite di WhatsApp Business è l'impossibilità di mandare messaggi massivi, ovvero uno a molti. Diciamo che l'unico modo per inviare lo stesso messaggio a tutto l'elenco contatti con un click sono le liste broadcast. Diciamo che se non le conosci, il loro funzionamento è simile alla coppia per conoscenza nascosta dell'email. Tu inserisci nella lista broadcast tutti i contatti a cui vuoi inviare il messaggio e in automatico loro lo ricevono come messaggio normale. Quindi poi quando loro andranno a risponderti, tu vedrai delle chat distinte e gli altri destinatari del gruppo della lista broadcast non vedranno ovviamente le risposte di ciascuno. Fino a qui sembra tutto bene, ma il numero massimo di contatti che puoi inserire in una lista broadcast è 256. Quindi questo è sicuramente un limite. Inoltre, un altro limite molto grande in questo è che utilizzando le liste broadcast, se il tuo cliente, l'utente non ha salvato il numero della tua azienda, quindi il numero che tu utilizzi per WhatsApp Business in rubrica, lui non riceverà il messaggio. Quindi tu mandi una lista broadcast di 256 contatti, ma se di quelli solamente 100 hanno salvato il tuo numero in rubrica, tutti gli altri 156 non lo vedranno. Ovviamente non possiamo sapere chi si è salvato e chi no, e quindi è un po' un disagio. In passato ci sono stati dei tentativi, perché capite che è un limite abbastanza grosso, quindi ci sono stati dei tentativi di violazione di questi termini. Praticamente cosa succedeva? C'erano delle aziende che si sono appoggiate a dei servizi terzi esterni da WhatsApp che illegalmente utilizzavano delle SIM per inviare dei WhatsApp di massa. Questi account sono stati bloccati. Quindi diciamo che WhatsApp stesso ribadisce la violazione di tali pratiche nella sua normativa. Questo è importante perché, infatti, citando la normativa di WhatsApp Business, se l'azienda usa o gestisce un servizio che utilizza WhatsApp utilizzando i nostri termini e le nostre normative, ad esempio inviando messaggi di massa alle persone senza alcuna autorizzazione, ci riserviamo il diritto di limitare o rimuovere il suo accesso ai servizi WhatsApp. Quindi attenzione perché tutti i limiti che sono inseriti nei termini e le normative, e che sono quelli che stiamo vedendo adesso insieme, non vanno violati, altrimenti potrebbero anche rimuovere l'accesso della tua azienda da WhatsApp. Il quarto limite che ho piacere di affrontare insieme è quello dei contatti. Infatti, quando utilizziamo WhatsApp, le informazioni dei nostri clienti vengono salvate nella rubrica dello smartphone. Quindi nella rubrica abbiamo il nome, cognome, il numero di cellulare, ma non altre informazioni. Non abbiamo il classico storico dei clienti, non possiamo associare altre informazioni a quel contatto. Cosa vuol dire? Il primo grosso limite è che quei contatti saranno contattabili solamente su WhatsApp, purché ovviamente parallelamente tu non ti crei un database di contatti. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un cliente utilizza il link diretto che abbiamo visto all'inizio per iniziare una conversazione con il tuo business, o clicca sul tasto di Facebook invia WhatsApp, ti arriva il messaggio dell'utente e lo salvi in rubrica. A questo punto potrai ricontattarlo su WhatsApp quando desideri. Fine del gioco perché questo contatto tu ce l'hai solo nella rubrica del tuo smartphone.
Tra l'altro, se commetti qualche infrazione e WhatsApp ti blocca l'account, tutto il tuo lavoro è andato in fumo. Oggi la comunicazione si basa sempre di più, e questo se seguite i nostri video l'avrete ben chiaro. Diciamo che le aziende basano il loro rapporto con i clienti sempre di più sulla multicanalità, quindi l'utilizzo di vari canali di comunicazione proprio per intercettare l'utente su vari punti della sua vita quotidiana, e allo stesso tempo si basa anche sulla marketing automation, perché sappiamo che non possiamo, noi proprietari di aziende, di attività, fare delle cose manualmente, sono impossibili da fare, come l'SMS di compleanno è impossibile da inviare a mano. Ecco quindi che avere un database dei clienti che puoi contattare solo con uno strumento che è WhatsApp è davvero molto molto limitante. La soluzione ideale è quella di custodire i contatti dei clienti e le loro informazioni in una piattaforma web. Quindi, per esempio, quando usi un marketing CRM puoi arricchire i contatti di illimitati dati. Questi contatti li puoi esportare con un clic in Excel e organizzare in liste, che sono un po' la versione avanzata di quelle che sono le etichette di WhatsApp. Quindi gestire clienti in una maniera più avanzata che una rubrica è sicuramente molto importante per fare marketing con la M maiuscola. Quindi diciamo che per concludere, sebbene WhatsApp Business possa essere utile in svariate situazioni, come quella di chattare, quindi di una chat uno ad uno con i nostri clienti per dare delle informazioni sui prodotti, sui servizi, diciamo che presenta anche molti limiti. Io intanto che parlo vi ho fatto comparire questa tabella in cui c'è una breve comparazione tra WhatsApp e l'SMS, quindi un po' un riassunto di quello che abbiamo visto nel video. Ed ora diciamo che sapete tutto su WhatsApp Business e anche sulle sue lacune, e quindi così potrete utilizzarlo sicuramente con maggiore consapevolezza. Che dire, se questo video vi è piaciuto vi chiedo un like, così insomma vediamo se vi ho detto delle cose utili che non sapevate. Se avete portate qualche esperienza, avete qualcosa da raccontare, ditelo nei commenti, perché mi piacerebbe proprio capire se a qualcuno di voi è capitato di incappare in qualche blocco di WhatsApp, oppure se avete qualche esperienza con l'API di WhatsApp Business. Insomma, dite la vostra nei commenti e mi raccomando, poi rimanete connessi perché ci vediamo nel prossimo video.